Buongiorno a tutti. Allora, nel video di oggi vi parlo dei nuovi Blossom Blush di Nabla. E è già da un po' che li sto testando, ma ho voluto testarli ancora per qualche tempo prima di fare la recensione, per farvi una recensione appunto il più possibile veritiera e dettagliata. E in più in questo video vedrete anche dei look che ho creato, unendo praticamente dei rossetti di Nabla con dei blush. Non so se magari avrete già visto all'inizio qualche anteprima. Comunque appunto poi vedrete il blush abbinato al rossetto con sotto la scritta relativa ai colori che ho utilizzato. In alcuni casi ho utilizzato anche dei bronzer e degli illuminanti, anche qui lo troverete specificato, insomma. E magari ve li metterò anche mentre parlo, ora non so perché insomma sono in corso d'opera, non ho pensato a come montare il video. E comunque, allora, io la Nabla mi ha mandato 6 refill e che sono queste, e 2 chiamiamole full size o semplicemente le confezioni classiche normali da blush, e quindi in tutto ne ho 8. Quindi oggi vi mostrerò in pratica 8 colori tra blush e bronzer, mentre in totale ce ne sono 3, 6 e 9 e 12, quindi queste sono tutte le tonalità e io ve ne farò vedere 8. Questi sono, questa è la brochure e queste sono appunto, questi sono i bronzer e gli illuminanti, i colori disponibili, e questi invece sono i blush. Per chi mi conosce e chi mi segue da un po' sa che io sono proprio una feticista dei blush, una blush lover, e il blush è praticamente l'unico prodotto make up che metto tutti i giorni. Oddio, sto mentendo perché in realtà molto spesso proprio non mi trucco, lo so, una beauty guru atipica, però diciamo quel tocco di blush quasi sempre me lo metto, magari non metto nient'altro, metto mascara, metto correttore, però un tocco di blush mi piace sempre perché trovo che dia una bella vitalità, una bella luminosità, fa sembrare più vivi e sani, soprattutto la mattina quando siamo morti e grigi. E quindi appunto quando ho visto che la Nabla è uscita con questi blush sono rimasta tipo estasiata, soprattutto perché mi piace moltissimo il discorso della refill, trovo che sia comodo, sia anche eco-friendly, diciamo così, e pratico per chi per esempio sta sempre in viaggio, avete la possibilità di portare tanti colori senza avere mille packaging che occupano tanto spazio nella valigia per esempio. Quindi è un'idea, l'idea delle refill in generale mi piace tantissimo. La palette con cui arrivano, potete comporre appunto la vostra palette di blush, è la stessa degli ombretti, la Liberty 12, quindi la dimensione è uguale, e in quel caso appunto c'entrano 12 ombretti, in questo caso solo 6 refill di blush. Le refill costano mi sembra 10,50€, mentre le confezioni normali tipo 13,50 o 13,90, non mi ricordo, vabbè, poi mi metto il sito. E andiamo a vedere i colori che mi hanno mandato. Allora, cominciamo dai blush. Mi hanno mandato 4 colori di blush e sono praticamente questo qui, che è il più chiaro, il Daisy, che è questo. Poi mi hanno mandato questo qui, è il Beloved Impulse, e poi questo qua che è il Hey Honey. E poi mi hanno mandato praticamente 4 tra bronzer e illuminanti, questo qua che è Gotham, questo qua che è Saint-Tropez, questo qui l'illuminante più chiaro che è Angel, e poi un illuminante appunto in confezione full size che invece è Baby Glow. Ovviamente questi full size sono depotabili, nel senso che basta dare un colpo praticamente alla confezione e la refill esce, potete sostituirla e mettere qualsiasi altro colore vogliate, insomma il concetto è proprio questo. Invece queste confezioni qui, quelle diciamo in full size, sono metalliche, quindi hanno una chiusura magnetica e sono dotate di uno specchietto, quindi sono pratiche, magari ve ne prendete appunto 2 o quello che vi serve, anche una sola, e per esempio se vi serve uno specchietto la buttate in borsa e poi ci andate a mettere dentro via via appunto la refill, il colore che vi interessa. Allora, per quanto riguarda l'inci, non hanno silicone, non hanno petrolati, hanno un ottimo inci questi prodotti, e sono anche tipo arricchiti da estratti di fiori che gli danno una blanda proprio profumazione. In realtà, cioè diciamo, è quasi impercettibile, per fortuna, perché io non amo moltissimo le cose profumate, lo sapete. E
Allora, vi comincio a descrivere un po' le tonalità, che penso sia la cosa più utile. La prima che vi descrivo è Daisy, che è anche, diciamo, uno dei miei blush preferiti. Questo è un blush, io non ho letto le descrizioni dei blush sul sito, vi dico quello che penso io di questi colori. Allora, Daisy è tipo un rosa porcellino, il classico rosa Barbie. E è un colore che sta bene, secondo me, soprattutto alle bionde, alle castano chiare, non tanto appunto a chi ha una carnagione mediterranea, perché, oddio, si può anche mettere, per carità, uno può mettere quello che vuole, però diciamo tendenzialmente sta bene un po' più sui toni neutri freddi, non sui toni olivastri, secondo me, e questo è il colore. E praticamente risulta opaco ed ha un bellissimo finish, molto setoso e quasi vellutato, fa un bell'effetto, tipo un bel punto di luce comunque, perché non so neanche spiegarvelo, però non è quel matte polveroso, fa un bellissimo effetto e ovviamente vi faccio vedere lo spezzone di video in cui lo indosso e vi faccio vedere anche uno swatch qui. Questo è lo swatch sulla mano, quindi lo vedete, un rosa porcellino e poi vedete appunto lo spezzone di video in cui ho indosso questo blush. Nel complesso la tonalità mi piace moltissimo e mi piace come mi sta e è uno di quei blush che mi dà appunto un tocco di salute, un tocco di sano e sta bene sui miei colori secondo me e quindi sono assolutamente soddisfatta da questo colore, è bello e mi piace anche il fatto che sia opaco perché lo rende ancora un po' più bon ton secondo me. E poi passiamo al secondo. Vi faccio vedere, magari vi faccio vedere vicino, così potete vedere anche la differenza di tonalità. Allora, vedete questo qua, Daisy, è leggermente più freddo rispetto al Beloved, però vi dico la verità, sono abbastanza simili. Cioè, Beloved è leggermente, pigmentazione, nel senso come profondità di colore, sono molto simili e Beloved è più un corallo. La differenza è che c'è una punta praticamente di corallo all'interno. E che lo fa virare un pochino di più, come dire, su questa tonalità. Non è assolutamente un color pesca, comunque, è un color fragola quello che emerge, un corallo, come lo volete chiamare. Questo è proprio il classico colore da blush, diciamo, che trovate in molte palette, il classico corallo che poi si abbina magari a un bronzer cioccolato d'estate. Questo rispetto all'altro ha una leggera satinatura in più, non è neanche una satinatura, è una sorta di riflesso, non so spiegarvelo, però probabilmente la telecamera non riuscirà a mostrarlo, non lo definirei neanche una satinatura. Ma un bel riflesso. E poi passiamo a Impulse, che è questo qui, che invece è quello più scuro tra tutti i blush che mi hanno mandato, cioè diciamo quello più pigmentato e un po' più shocking. E ha invece una punta di fucsia. Quindi la differenza tra i tre è che questo qua è sicuramente più pigmentato, lo vedete, e in più ha una leggera punta di fucsia, che lo rende un po' pop, diciamo, come tipo di colore, comunque abbastanza forte, sempre sul fragola, sicuramente meno coralloso dell'altro e più fucsia, e abbastanza forte, quindi va modulato abbastanza. Devo dire che tutti i colori sono abbastanza modulabili nel complesso, potete mettere di più, di meno, non spolverano, quindi sono sfumabili, modulabili, su quello la texture è assolutamente ottima. E questo qua è invece sempre più che un riflesso, invece ha proprio una satinatura. Fucsia rossastra, come la definirei? Forse quasi un lilla, ha una bella satinatura. Quindi questo è un colore, diciamo, che è un po' più a rischio, perché dovete saperlo modulare un po' e vi deve piacere un blush forte. Personalmente io lo utilizzo senza problemi. E se voglio appunto un look più soft ne metto meno, se voglio un look carico lo metto di più, insomma. E anche questo è un bellissimo colore, una bellissima tonalità. Poi arriva questo qui che si chiama invece Oh Honey e vi dico la verità, questo mi sembrava in realtà un bronzer, poi ho visto che invece rientra nelle categorie dei blush, mi sembrava poteva essere tranquillamente un bronzer aranciato, lo definirei tipo non so, è difficile da descrivere, quasi un caramello biscottoso, sì, un color biscotto insomma. E vi faccio uno swatch anche di questo. Questo, diciamo, è
Allora, la tonalità è questa, sì, una sorta di biscotto caldo. E non mi fa impazzire questo colore, tra tutti sicuramente è quello che mi piace di meno e che trovo non mi stia particolarmente bene. Perché? Perché comunque io tendo ad avere moltissimi arrossamenti sul viso, già di mio naturalmente. E questi tipi di tonalità che sono un po' ossidate, diciamo, che tendenzialmente vanno sull'arancione, su di me simulano praticamente i rossori della pelle naturale e non stanno particolarmente bene. Mi danno l'idea appunto di non aver messo fondotinta, di non aver messo niente, ma di avere semplicemente delle guance arrossate naturalmente. E non mi piace, insomma, il colore. Non so se mi sono spiegata, però non credo che sia un tipo di tonalità che sta bene sulle ragazze della mia carnagione. Forse di più appunto su chi ha la pelle un po' più scura, un po' più olivastra magari, però non è una tonalità che mi ha fatto impazzire. Poi andando avanti, passiamo invece a bronzer e illuminanti vari. Comincio con questo che è Baby Glow, bellissimo questo. È un classico illuminante, come lo definirei, uno champagne di quelli un po' dorati, insomma, e ha una leggera satinatura, ovviamente è un illuminante, anzi manco leggera, direi che è una bella satinatura. Perché questo è un illuminante di quelli che si vede, cioè se non vi piacciono gli illuminanti molto visibili, questo si fa proprio l'effetto bagnato. Oddio, in camera non si vede una emerita. Ecco, vediamo, forse così. Beh, diciamo che comunque fidatevi, l'effetto è quello comunque di un bel illuminante bello forte. E ha dei micro glitter praticamente dorati, argentati e appunto, come vi dicevo, è abbastanza visibile, effetto bagnato. Mi piace, non è una cosa che metterei tutti i giorni, però appunto per un look da sera o comunque per sicuramente un'uscita tipo aperitivo, così si può fare tranquillamente, però non da tutti i giorni, insomma, non è un illuminante discreto, è un illuminante secondo me bello visibile. E passiamo poi invece a quest'altro che è Angel, che visto così è proprio un illuminante di quelli bianchi, un classico illuminante bianco, un po' anche questo mi spaventa, cioè mi ha spaventato a prima vista. E questo guardate che roba, cioè pigmentatissimo, una cosa pazzesca. Appena lo sfiorate la cialda, praticamente diventa super pigmentato. E diciamo che anche se sembra proprio un bianco, una volta steso ha delle iridescenze tipo quasi bronzate, rosate. L'ho messo qui, ma non so che cosa si riuscirà a vedere. Probabilmente si è fuso anche con l'altro. Però devo dire che è molto meno shocking di quello che sembra dentro la cialda. Come tipo di effetto, è sempre un effetto bagnato abbastanza forte. Non lo so, non so quale preferisco dei due, alla fine si somigliano abbastanza. Forse in questo qua Angel si vedono di più i brillantini, quindi c'è ancora un po' di più di effetto bagnato, mentre quell'altro magari può risultare leggermente più discreto, questo invece fa proprio effetto super bagnato. Non si vede la differenza, però fidatevi. E poi è leggermente più chiaro, quindi si nota un po' di più anche per quello. Poi passiamo ai bronzer. I bronzer mi sono piaciuti un sacco e appunto me ne hanno mandati due. Sono entrambi bellissimi e mi piacciono tantissimo. Gotham è quello più chiaro e questa è una tonalità molto molto difficile da trovare per noi pallide perché è un bronzer appunto per chi ha le carnagioni chiare secondo me ed è un bronzer che, viva Dio, non vira l'arancione, cosa che io odio, vabbè lo sapete, però la stragrande maggioranza dei bronzer sul chiaro per ragazze appunto chiare o medio chiare, la maggior parte di questi bronzer vira sempre all'arancione e su appunto su di me fanno quell'effetto pelle ossidata, insomma, veramente brutto. E invece questo qua è una tonalità proprio talpa, eccola qua, un classico tortora, talpa, come lo volete chiamare, sul chiaro, mentre l'altra tonalità è simile, sono entrambi matte, cioè non hanno satinatura. Ora io ho le mani praticamente piene di illuminante, quindi sembrano satinati, ma non lo so. E quest'altro anche bellissimo, un po' più scuro, questo qui al centro, su questo dito qua. E è un po' più scuro, è il classico bronzer, insomma, se si vuole fare un bel contouring, ed è quello che ho su adesso. E sono entrambi bellissimi, come dicevo, nessuno dei due praticamente vira all'arancio, virano entrambi al grigio neutro.
E questa cosa mi è piaciuta moltissimo e probabilmente sono i bronzer che sto usando di più in questo periodo, proprio perché li cercavo da parecchio dei prodotti che fossero appunto con questo sottotono sul grigio. So che insomma tante makeup artist ultimamente stanno uscendo con queste, con questi colori sul talpa grigio, perché secondo me alla fine sanno meglio alla maggior parte delle persone. Poi certo, se avete un sottotono molto caldo e una pelle molto calda e scura, magari vi stanno bene anche gli aranciati, però tendenzialmente la maggior parte delle persone sta bene secondo me con questi tortora così. E allora, che dire quindi per fare un bilancio? Sicuramente, appunto, come vi ho detto, i blush sono molto belli. In realtà io trovo che se dovessi proprio scegliere, forse non saprei, forse Daisy è quello che tra virgolette sto usando di più, ma anche gli altri sono veramente belli. Beloved forse è la tonalità quella classica più adatta a tutte, quella proprio più portabile, quindi se volete un colore con cui andare sul sicuro, Beloved è quello. Impulse è più shocking, se amate invece tonalità più shocking. E invece illuminanti, entrambi molto abbastanza vistosi, effetto bagnato, e i bronzer molto belli. Hey Honey è la tonalità che mi è piaciuta meno, non mi è piaciuta, quella non la consiglierei, ma su chi ha appunto i miei colori, poi lo sapete, il discorso del colore è molto soggettivo. E per quanto riguarda la durata, direi, non posso dire che sono a lunga durata su di me. Purtroppo io ho il problema che su di me pochissimi blush durano, su internet qualcosa tipo super durata, no, cioè per me durano mezza giornata al massimo, a meno che io non mi metto a usare primer, super fondotinta, fissare, allora ovvio durano di più, però devo avere molte più accortezze per farli durare. Considerate sempre che l'inci è neutro, quindi non ci sono siliconi, non c'è niente di sintetico che si appiccica alla pelle, quindi c'è il pro appunto di un buon inci, ma la durata poi alla fine ne risente secondo me. E per il resto appunto la pigmentazione è ottima, le formulazioni sono ottime, non spolverano, sono dei bellissimi colori, quindi nel complesso assolutamente ve li consiglio. Poi anche visto l'ottimo inci, diciamo che sicuramente Nabla con questi secondo me ha fatto centro. E ho visto oggi, sono passata alla bottega con l'Orcanella, i colori che non avevo, e sono praticamente Regal Mauve e Nectarine, giusto? Sì, Regal Mauve e Nectarine. E Nectarine è tipo un pesca più chiaro, un pesca chiaro, e Regal Mauve è un tipo, mi sembra uno sheen, un satinato scuro, comunque quasi un violaceo scuro, ed era bello, devo dire. Infatti stavo lì, facevo che faccio, lo prendo, non lo prendo, poi alla fine ho lasciato perdere, perché insomma c'ho un miliardo di blush a casa, la blushite acuta è con me. E niente, questo è tutto per la recensione, spero che vi sia stata utile, e se avete altre domande scrivete qua sotto e fatemi sapere anche quali sono i vostri colori preferiti se li avete provati. E vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.